Buonasera, professor Pontecedro, come sta? Ciao, anzi, non glielo chiediamo come sta, perché poi lei ci risponde cosmico, è meglio di no. Di cosa vogliamo parlare stasera, professore? Oggi vorrei distruggere l'insegnamento delle scienze nel loro complesso. Tutte le scienze? Biologia, fisica, chimica. Certo, stiamo qui 3-4 ore. Insegnare queste materie al liceo è del tutto inutile, è anche molto diseducativo. Aspetta, sì. Professore, l'uomo è normale che voglia conoscere ciò che lo circonda? Ah, certo. Allora? Meraviglia della natura, certo, come no. È meraviglioso avere della pelle in più sui gomiti in modo che si possano piegare. Sì. Ma volerne sapere di più non fa che alimentare una curiosità malsana. Ma perché? Prende la chimica. Migliaia di persone adoperano il sapone tutti i giorni, sì, senza sapere come si fa a sintetizzarlo, sì, o quali sono i suoi meccanismi d'azione. Sì, lo stesso può dirsi dell'LSD. Ma cosa c'è? L'importante è usare il sapone. Siamo d'accordo con lei. La biologia. Cosa stai a distinguere fra vertebrati e invertebrati? Perché? Tutti gli animali sono uguali. Tutti si alimentano, respirano, si muovono, si riproducono. Senso, sì. Come lo fanno? Sono fatti loro. Ma come sono? Non stanno i sindacati. Vabbè, scusi, una mucca è diversa da un cane, però. Ovvio, ma se non sai distinguere una mucca da un cane, la tua materia non è la biologia, è l'ottica. Ma se... quello è vero. Lo riconoscete questo? No. Chi è? È il professor Mortimer Snerd, uno dei più grandi scienziati di questo secolo. Questo qui? Sì, un genio, anche se adoperava la sua lingua come calzascarpe. Ma sì. La scienza è pericolosa, diceva sempre il professor Snerd. Aveva ragione. L'invenzione del treno è stata anche l'invenzione degli incidenti ferroviari. Ma va bene, ma che discorsi sono? Come non dargli ragione? Prendete la fisica. Siamo partiti con lo studio delle leve e delle carrucole, siamo arrivati agli esperimenti nucleari. Questo è vero. Gli scienziati hanno queste bombe atomiche, no? Dice che devono sperimentarle per vedere se funzionano perfettamente. Sì. Oh, giusto, meglio evitare che durante un olocausto nucleare qualcosa vada storto. È tutto perché la scienza ha sempre esaltato figure come quella di Einstein, sottovalutato gente pacifica come il nipote di Einstein. Ma chi è il nipote di Einstein? Vediamo questa foto, guardate, il nipote di Einstein. Non vediamo niente. In questa foto lo vediamo. Quello è Einstein. Questo è Einstein. Di fianco è il nipote. Questo è Einstein, questo è il nipote, questi sono degli elettrodi dalla mente di Einstein. Per fare che cosa? Il nipote di Einstein adoperava le onde cerebrali del nonno per ricaricare la batteria della sua auto. Ma cosa sta dicendo? Cosa?